Buona giornata, buon giovedì 11 maggio, sono le 8 e 24 minuti, questa è Mattina 24 Live. Meteo caratterizzato da una giornata soleggiata, anche se non si escludono possibili piogge. Allerta rossa fino a oggi in Emilia Romagna ed anche in altre regioni del centro Italia. Sulla questione legata al caro affitti ci sono stati forti polemiche nelle ultime ore che hanno coinvolto il governo. Da una parte il ministro dell'istruzione Valle di Tara che applica la responsabilità di questa vicenda ai governi locali del centro-sinistra, dall'altra all'irritazione del Ministero della Università che dice di andare avanti senza alimentare inutili polemiche. E su questo interviene anche la leader del Partito Democratico che dice di essere vicina alle studentesse e agli studenti. E faremo in modo che il governo ritorni sull'errore madornale che ha fatto cancellare il fondo per gli affitti. La ministra dell'Università Bernini, replicando al suo collega Valle di Tara, dice che c'è una congiuntura economica che pesa molto anche sugli affitti. Bisogna essere in una posizione di ascolto e non certo di contrapposizione. Sui fondi del Piano Nazionale di Residenza e Resilienza relativi alla sanità e scontro in Regione Puglia tra il Presidente della Commissione Bilancio Amati e l'Assessore alla Sanità Valese. La diatriba è scoppiata dopo che Amati aveva denunciato ritardi nel settore sanitario. Valese non ha fatto attendere molto per la risposta dicendo che non c'è nessun ritardo e che a differenza di altre regioni noi come Regione Puglia abbiamo ottenuto il via libera dal Ministero. Le discrasie di cui parla il Presidente della Commissione Bilancio saranno risolte non appena i sistemi informatici saranno in grado di connettersi i dati e verranno ovviamente aggiornati. Adesso all'estero la guerra in Ucraina, le forze fedeli al presidente Zelensky hanno conquistato e liberato 2 chilometri nell'area di Bakhmut. Intanto da parte russa si continua a ribadire che l'operazione militare, così come la chiamano, è scattata, lo ricordiamo, un anno e un mese fa, è riconducibile ad errori occidentali che hanno costretto la Russia a lanciare la sua operazione militare. Intanto forti attriti rimangono tra la milizia Wagner guidata da Prigozhin e Mosca. Secondo alcuni media russi, la capitale russa starebbe perdendo la pazienza dopo che il capo dei mercenari aveva duramente criticato i vertici militari. È finita nel mirino della Regione Puglia la questione legata alle feste patronali e la relativa sicurezza. Se ne è parlato dapprima in commissione con un testo di legge sul tema e dall'altra la presa di posizione del Movimento 5 Stelle. Dalla commissione numero 6 regionale si è approfondito il testo puntando sul fatto che il valore delle feste patronali è indiscusso sia a livello identitario che culturale, un valore che interessa intere comunità nella loro interezza, ma è importante anche un piano della sicurezza. Su questo il Movimento Pentastellato ha fatto sentire il suo pensiero dicendo che è necessario arrivare nel testo di legge a una definizione chiara di queste patronali e prevedere criteri per lo stanziamento di un contributo che non può essere lo stesso per i comuni. Chiederemo anche l'audizione dell'ANCI per un confronto sulle istanze dei comitati per le feste, dei contributi da erogare e soprattutto della questione sicurezza.
Il primo monitoraggio ambientale accertò la presenza di numerosi agenti contaminanti nella falda della zona industriale di Via Trani alla periferia di Barletta. Con la seconda campagna di indagini nel sottosuolo si è cercato di comprendere le cause dell'inquinamento e quali processi di bonifica sarà possibile avviare per il risanamento della falda. Il monitoraggio è stato eseguito attraverso piezometri e analisi biomolecolari dai tecnici di CNR IRSA, ARPA Puglia e ASLBAT in accordo con Comune, Provincia e Regione. I risultati sono stati presentati questa mattina in conferenza stampa. In cui sono presenti sia contaminanti organici clorurati, essenzialmente solventi clorurati tipici di un'area industriale e quindi che possono essere attribuibili a più fonti presenti e del passato, e poi anche una serie di metalli pesanti, quali il cromo 6, che è quello che desta maggiore preoccupazione, e poi anche altri, tutta una serie di altri inquinanti. Noi nella seconda fase ci siamo essenzialmente occupati delle tecniche di biorisanamento, quindi come poter bonificare la falda in maniera sostenibile, sostenibile dal punto di vista ambientale, quindi senza creare rifiuti. Sostenibile dal punto di vista economico, quindi anche con importi abbastanza esigui, limitati. I tecnici hanno anche analizzato il possibile impatto delle contaminazioni sull'ambiente e la salute umana. I pericoli, tutto sommato, sono abbastanza limitati perché confinati all'interno di una falda che si articola su 4-5 livelli. La falda è abbastanza lenta, quindi diciamo, non ha particolari criticità. Lo scorso 10 maggio il liceo Lanza di Foggia ha ospitato Andrea Acciucci, coordinatore della Pontificia Accademia per la Vita, che ha presentato il suo libro dal titolo Scusi, ma perché lei è qui, che parla di intelligenza artificiale, una visione aperta e moderna, con l'approvazione della presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Maria Chiara Carrozza. Nel volume si parla di questo in un approccio etico. L'evento è stato fortemente voluto da un docente del liceo classico foggiano che ha avuto anche il placet della UNIFG e anche della dirigente scolastica Mirella Coli. Nei racconti si sono spesso intrecciate storie di intelligenze artificiali ed umane che hanno favorito vari spunti di riflessione, in parte emersi anche nel vivace dibattito finale. Ed eccoci alla pagina sportiva con le notti di Champions League. Il primo atto dell'Euroderby milanese di Coppa dei Campioni, o se vogliamo proprio dirla all'inglese, come abbiamo detto, va ad un Inter monumentale e disarmante, che in 10 minuti annichilisce i cugini rossoneri. Non soltanto con un gol di pregevole fattura, Dzeko prima e Mkhitaryan poi, ma anche per una prova di carattere e gioco da 10 e lode. A San Siro si illumina di colori della squadra di Simone Inzaghi, che fa suo il primo atto di una semifinale europea che potrebbe dire molto anche per il ritorno tra una settimana. Di contro, i rossoneri imbrecano alla sfortuna con una condotta di gara a tratti rinunciataria, ma che nelle poche azioni avute ci si è messa anche la mala sorte. Nell'altra semifinale, martedì, ancora tutto da decidere per Real Madrid e Manchester City, un 1-1 che lascia intatte le speranze per entrambe, vantaggio madrinista con Vinicius, il pareggio inglese di De Bruyne. Giovedì, attesa per l'andata delle italiane di Europa e Conference League, a caccia delle rispettive finali, in Siviglia Juventus e Leverkusen Roma per l'Europa League e Basilea Fiorentina in Conference League. Ancora calcio, questa volta i play-off della Lega Pro Calcistica che partono oggi per l'Audace Cerignola al Monterisi stasera. Sfida con la Juve Stabia.
Giovedì 11 maggio parte il primo turno ad eliminazione diretta della Lega Pro Calcistica. Comincia dunque la lunga cavalcata per cercare di arrivare alla finale nazionale per l'accesso alla Serie B. La doppia finale sarà all'andata il 13 giugno e il ritorno il 18 a Roma. Inizialmente era programmata per il 30 aprile, ma la Lega aveva deciso lo slittamento dopo la notizia del deferimento alla Procura Federale del Siena. Attesa alla Monterisi alle 20:30 per l'Audace Cerignola, che affronterà il primo turno contro la formazione campana della Juve Stabia, che ha concluso la stagione regolare al 10° posto, mentre i gialloblu di Michele Pazienza hanno chiuso al 5°. Il precedente si riferisce all'ultima giornata della stagione regolare, quando le due squadre si erano affrontate alla Recchi di Salerno con il risultato finale di 2-2. Dopo l'iniziale doppio vantaggio campano, nel secondo tempo l'Audace aveva rimontato. I primi due turni saranno ad eliminazione diretta. Chi accederà alla fase nazionale disputerà doppia partita andata e ritorno. Stesso meccanismo sia per le Final Four che per la finale nazionale. È tutto, prossimo appuntamento con la nostra informazione stasera con Dentro la Notizia. Continuate a seguirci sui nostri canali social. Grazie per l'attenzione e buona notte.